Sarà l'Atalanta ad affrontare la Juventus nella finale di Coppa Italia a Roma. La squadra di Gasperini ha segnato 2 gol in 16 minuti al Napoli. Zapata e Pessina gli autori delle 2 reti bergamasche. Il Napoli, privo di Koulibaly e Mertens, nella ripresa ha riaperto la partita con Lozano. Ospina l'ha tenuto in corsa. Anche Gollini protagonista, ma il 3-1 di Pessina, dimenticato Gomez, ha chiuso la partita. Che farà ora De Laurentiis con Gattuso? Sabato il Napoli dovrà affrontare la Juve in campionato. Ricordate le polemiche per la partita non giocata a Torino? Con l'anticipo Bologna-Benevento riprenderà domani la Serie A. All'andata decise la Padula. Oltre a Napoli-Juventus, in programma la trasferta del capolista Milan alla Spezia e il confronto Inter-Lazio a San Siro. I rossoneri all'andata hanno battuto per 3-0 i Liguri, doppietta di Leao, mentre finì 1-1 la sfida tra Lazio e Inter, reti di Lautaro e Milinkovic, Immobile espulso. Fra Agnelli e Conte continua intanto una guerra di dubbio gusto. Sono gli aspetti folcloristici del calcio.